Buongiorno a tutti i camperisti. Oggi vi farò vedere come pulire il turbovent e dargli una pitturata al telaio interno, che è un po' ingiallito, di color giallo, almeno diventa bello bianco. Eccoci qui. Abbiamo smontato il nostro coperchio del turbovent. Ora, come potrete notare, vieni qua. Andremo a pulire tutto bene, perché con la calima a terra, quello che c'è stato non qua in Canaria, non si vede bene. Vabbè, qui come potete notare è marrone, scuro marrone, vedete il bianco che è uscito fuori. Diamo una bella pulita, una verniciata a questo, che il suo colore è un po' un color panna, lo faremo diventare un bianco, color bianco. E niente, andiamo avanti con i lavori, a dopo. Tione. Eccoci qui, pronti per verniciare il nostro coperchio turbovent. A dopo. Così lo proteggerà. Ok? Tiene. Rieccoci, ora gli diamo una mano di lacca, di trasparente, così si protegge e rimane più bello. Andiamo a vedere. Ok. Rieccoci collegati. Ora, dopo che abbiamo dato una bella pulita un po' a tutto, come si può vedere, se non so se si nota col telefono, la zanzariera qui, tutto lo sporco che c'è, abbiamo pulito, siamo andati anche sopra, abbiamo pulito tutto bene, inizia la fase di rimontaggio. Iniziamo con la ventola, che c'ha il suo separatore qui, poi troviamo il suo punto dove va messa, che okay, aspetta, mi sa che abbiamo messo questo al contrario, proviamo così, ok, credo che vada bene così. Poi c'è la sua rondellina, il suo dadino, andiamo ad avvitarlo, ok, abbiamo poi il nostro, andiamo a prendere la bussola da 8 se non ricordo male, ok, la ventola è fissata ora se non ricordo male, ok, andiamo a prendere il nostro bel coperchio verniciato, vai. Rieccoci qui ragazzi con il nostro plastico pitturato, andiamo a riassemblarlo. Per prima cosa rimettiamo la sua griglietta, questa qua, nel suo posto, così. Ciao Pippo! I suoi vari chiodini, ciao Pippo! I suoi chiodini che sono questi. Semplicemente a pressione, niente di più, niente di meno. Bene, ora riassembliamo la parte elettronica. Allora, questo va qua così. Occhio al LED perché è molto dedicato, dove va nella sua sede. Poi ci sono le sue due viticine piccoline. Andiamo a riposizionare.
Ok, ora finito di mettere le due viticine, andiamo a mettere l'altra parte, che è dove c'è il sensore di temperatura. Ok, quindi l'abbiamo strette bene. Ok, questa parte di qua con il suo relativo interruttore e sensore di temperatura. Quindi andiamo a rimontare l'interruttore così. Andiamo a rimettere il nostro interruttorino. Ok. Il nostro sensorino. Se non ricordo male, il cablaggio è così. Però prima di attaccarlo verifichiamo con una foto che ho fatto prima col mio telefonino, così capiamo di mettere bene una volta solo i cavi senza... Ok, allora avevamo... Allora abbiamo constatato che il rosa va qua, il giallo va qua, il grigio va in questi due, allora il verde va di qua, questo va di qua, il grigio va di qua e l'ultimo va di qua, e dovrebbe essere tutto perfetto. Ora poi facciamo le relative prove prima di chiudere il tutto, così vediamo se è tutto perfetto. Poi andiamo a rimettere il blocco che era questo qua, ok. Ora per tirare il bulloncino ci serve la nostra 14, ok. Poi ci va il suo pomeletto con il cricchetto che è qua. Ok, ok. Poi di qua abbiamo... Ok, di qua stessa procedura. Tiriamo il nostro bulloncino da 14, mettiamo il nostro... la nostra manopolina. Andiamo a tirarlo con la sua chiavetta. Ok, i suoi due tappini. Ok, ok, ora andiamo a rifare il nostro collegamento. Ora andiamo a rifare i nostri collegamenti. Andiamo a mettere il negativo. Il positivo. Ok. Ok, collegamento fatto, proviamo in diretta con voi. Dov'è la Pepe? Qui. Perfetto.
tutto. Siamo in effetto K, spegniamo, giriamo in effetto ventilatore e abbiamo il nostro effetto. Direi che per ora è tutto, ora lo finiamo di montare e vi faccio vedere com'è il risultato finale. Eccoci di nuovo qua ragazzi, lavoro ultimato, guardate, inquadra, finito, funziona tutto. E ragazzi, al prossimo lavoro, buoni chilometri a tutti, alla prossima!